Un progetto che rilanci un'idea di sinistra e una lista in vista delle prossime elezioni politiche che sarà presentata il 2 dicembre, dopo un mese, novembre, fatto di iniziative e assemblee. Così Articolo 1 ha presentato stamane in comune il coordinamento territoriale, che sarà coordinato da Fabio Ranieri e Giulia Di Cesare. Impossibili le alleanze con il Partito Democratico, troppe divergenze anche a livello nazionale, mentre sul locale Ranieri dice: stanno facendo ancora campagna elettorale, la destra ancora non inizia a governare e questo temiamo che sia la mancanza di un'idea di città. Di contro l'opposizione non fa altro, si parla chiaramente del PD, di cercare colpevoli per la sconfitta elettorale, ma al di fuori di se stessi. Le condizioni per un'alleanza col PD non ci sono, noi lanceremo a livello territoriale e poi a livello nazionale un nuovo progetto, una lista di sinistra che il 2 dicembre verrà presentata con leadership e con programma per il Paese, e su questo lavoreremo con forza anche a livello territoriale. È chiaro che noi, è presto per parlarne, ma se qualcuno vorrà parlare di voto utile o cose del genere, trova porta chiusa. Noi metteremo i candidati più forti possibili in ogni collegio, metteremo almeno 2 o 3 candidati sul capoluogo di regione, sia sulla Camera che sul Senato, che lavoreranno voto per dare forza a quelle che sono le proposte e gli ideali della sinistra. All'Aquila arriverà anche il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza. Il 10 novembre a Lance ci sarà un'iniziativa organizzata da Articolo 1, la città ad occhi aperti, demografia e società in un territorio in transizione. Ad illustrare i contenuti dell'incontro Luca D'Innocenzo. In quella sede si partirà dai dati ed è stato invitato anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi tra i relatori. Buono.